L'unica cosa che gli importava è mangiare. Bentornati a Memoria 8-bit. Oggi voglio assolutamente commentare con voi una delle pubblicità che mi ha fatto più uscire di testa nella vita. Cominciamo subito. Questi bambini escono da scuola, vengono spinti a forza. Guarda, guarda come li spinge. E si dimenticano di questa bambina. Cioè, ma siamo pazzi, ragazzi? Siamo pazzi! Anzitutto, se succedesse oggi una cosa del genere, subito denunciata la scuola, denunciati i maestri, denunciato quello che spinge i bambini dentro il pulmino, ma a parte le esagerazioni attuali, ma stiamo scherzando! Non l'hanno aspettata neanche 5 secondi, guarda, guarda! La bambina alza gli occhi al cielo, piove, piove! Dico, sta piovendo. E si incammina verso casa. Intravede sua madre che si fa i cavolacci suoi cucinando. Vabbè, in teoria dovrebbe essere dentro al pulmino. Questa bambina completamente abbandonata ride, perché in fondo lei è ignara che potrebbe essere investita da un momento all'altro. Qui inizio ad arrabbiarmi perché la madre guarda l'orologio. Non è normale che non sia ancora arrivata. Chiamare la scuola, no! Lei se ne frega, l'unica cosa a cui pensa è cucinare. La bambina intanto con una memoria pazzesca torna a casa e nel cammino trova un cucciolo di gatto indifeso sotto l'acqua che è la metafora perfetta di quello che è lei, abbandonata sotto l'acqua. Quella intanto butta giù la pasta, si preoccupa di fare la presentazione neanche fosse a MasterChef. Il padre torna, si accorgono che è leggermente tardino e ancora non si sono permessi di chiamare scuola. E poi finalmente la bimba suona, loro sono contenti. E ridono! Dove sei stata? Eravamo preoccupati! Non gliene è fregato niente! L'unica cosa che gli importava è mangiare! Mangiare! Dove c'è Barilla, c'è casa. Una casa di merda! Se vi è piaciuto questo video, fatemelo sapere perché ho almeno un altro paio di pubblicità qui che proprio non vedo l'ora di togliermi qualche sassolino dalla scarpa. Quindi scrivetemi nei commenti qualche cosa, magari mettete mi piace, condividetelo, iscrivetevi al canale, al gruppo, al canale Telegram e soprattutto che la forza di Grayskull sia con voi!